Naturalmente ci sono, per fortuna, nella nostra regione punte d'eccellenza, imprese importanti. Di rilievo il ruolo della Camera di Commercio delle Marche durante i seminari sugli stati generali che si sono tenuti a Monteciccardo per aggiornare la programmazione dei comuni dell'Unione dopo l'emergenza Covid. La Camera Marche in un decennio ha dovuto affrontare quattro crisi straordinarie: la recessione, il fallimento di Banca delle Marche, il sisma e infine la pandemia. Le misure adottate soltanto nel periodo di chiusura forzata delle attività ha visto la Camera di Commercio stanziare oltre 12 milioni di euro, con due obiettivi particolari: permettere alle aziende, soprattutto le più piccole, di avere liquidità in cassa e favorire la crescita dell'export. Inoltre l'obiettivo è anche quello di favorire i nuovi percorsi digitali, più interattivi e tecnologici per le aziende, orientandole al mercato B2B attraverso showroom digitali. Beh, la misura più importante che abbiamo messo in campo, possiamo dire, il credito per le imprese, il credito veloce. Con la Regione Marche abbiamo messo circa 6 milioni di euro in campo. Abbiamo messo in campo anche circa 1 milione e 2 sul B2B, i showroom virtuali, ovvero far iniziare il mondo imprenditoriale che esporta a camminare sul digitale. Abbiamo sentito la necessità del mondo imprenditoriale, con degli incontri che abbiamo avuto con loro, con le imprese, con le associazioni di categoria, ci hanno consigliato di fare questo percorso. E abbiamo approvato il bilancio di assestamento con un investimento totale di 12-13 milioni di euro proprio per il sistema imprenditoriale. Andremo a toccare tutti quei punti che in questo momento riteniamo più opportuni e che le imprese ci chiedono, e toccheremo un punto importante come la valorizzazione dei nostri prodotti interni, la valorizzazione turistica dei nostri territori e anche un sostegno al commercio. Tra le visioni della Camera di Commercio rientrano aggregazione, coordinamento e filiere da costruire intorno alle imprese. Il futuro del manifatturiero, rimarca il Presidente, sta nel far crescere le filiere produttive di eccellenza, meccaniche e mobile, dove le aziende più grandi vincono nei mercati grazie alla qualità dei propri fornitori. A questo sistema di filiera vale anche per l'industria del turismo e finanza e nell'offerta del credito. Alle visioni future si aggiungono anche il digitale, le infrastrutture, dove si chiede al Ministero e alle Ferrovie di far correre i treni a lunga percorrenza, e poi infine il tema dell'ambiente, che secondo la Camera non può essere sottovalutato per la qualità della vita, per costruire la ripresa. Il tema della ripartenza sia importante, bisogna farlo nelle condizioni di massima sicurezza. C'è tanta voglia di recuperare quello che purtroppo siamo stati costretti a perdere. Le imprese possano farcela perché hanno energia, capacità e risorse.